Un cordiale saluto ai nostri telespettatori che ci seguono su Telesalento, canale 73 del digitale terrestre, ma anche a chi ci segue in FM su Radio Like 101,5. Chi si trova in auto può seguire la nostra trasmissione. Torniamo a parlare ancora una volta di una battaglia di questa trasmissione, di Newsline, una battaglia che abbiamo ereditato da Radio Regione Salento, addirittura dal 2010, dal Movimento Regione Salento, una battaglia a difesa delle classi meno abbienti, dei poveri, chiamiamo così, delle persone che hanno un disagio, perché parliamo di case popolari, parliamo del problema di quelle persone che non possono andare sul libero mercato per gli affitti e che si trovano a utilizzare case popolari, dove spesso manca l'energia elettrica, non funzionano gli ascensori perché non si pagano regolarmente le bollette per una serie di motivi, ma soprattutto manca l'acqua, che è un bene primario delle, diciamo, che serve non solo per motivi di igiene pubblica ma anche di sopravvivenza. Voi pensate a una famiglia con disabili, con ammalati, con persone anziane, magari con l'ascensore rotto perché non si è pagata l'energia elettrica o ci sono altri problemi condominiali, e con queste lattine di plastica prendere l'acqua dalle fontanine, quelle poche fontanine ancora esistenti nei paesi e nelle città dove ci sono, e salire magari al settimo piano. Per garantire questo una serie di normative sarebbero state approntate, anche il famoso minimo vitale dei 50 litri che l'acquedotto dovrebbe erogare anche ai morosi, ma questo ancora non avviene, quindi ci sono una serie di problemi, ne parliamo da un decennio anche più, senza soluzione, nonostante ci siano enti, l'ex IACP, la regione, che sono i comuni, che sono, diciamo, impegnati con funzionari, consulenti, spesso strapagati, devo dire, ben pagati, che non hanno problemi a far quadrare i loro bilanci e anche i bilanci degli enti. Quello che non quadra spesso sono i bilanci delle famiglie che hanno problemi, che sono in difficoltà, dei famosi incolpevoli, perché è vero che c'è una fetta di morosi colpevoli che ne approfittano non pagando le bollette per magari tentare di fare furbi e farsele pagare da qualche ente, ma ci sono gli incolpevoli, quelli che davvero non arrivano a portare il pane a casa ai loro figli, che non hanno i soldi per le bollette e che si trovano poi in questa difficoltà. Come ci sono le persone che pagano regolarmente le bollette, ma trovandosi in un condominio in cui altri non pagano, spesso hanno questo dramma della chiusura dell'acqua. Non se ne parla molto, anche perché nel periodo natalizio sia enti aggressivi come Equitalia, sia gli enti fornitori di questi servizi primari hanno sospeso i tagli, però tante famiglie da prima di Natale si trovano ancora senza acqua ed è un problema ancora irrisolto. Ne parliamo con Salvatore Zermo, che rappresenta la sua associazione a tutela degli utenti delle case popolari, e con l'avvocato Carlo Mignone della NACI, che è anche un amministratore di condominio. Allora, avvocato Mignone, fotografiamo un po' lo stato dell'arte. Lei ha un po' il polso della situazione. Quante famiglie nel Grande Salento, nel Salento inteso come Lecce e Bini-Settanato, ma soprattutto in provincia di Lecce, si trovano in questo momento con questo dramma? E poi cerchiamo di capire perché queste normative approntate per risolvere il problema ancora non entrano a regime. Allora, un saluto direttore e anche a chi ci ascolta. E questo è un problema, siamo ritornati su un argomento che evidentemente il silenzio può appunto aver fatto pensare che il problema dei tagli, il problema determinato nelle case popolari abbia avuto una risoluzione positiva. Così, ahimè, non è. E come tanti problemi, è un problema, il problema degli ultimi vengono sempre lasciati un po' in disparte. Abbiamo dato atto che questa emittente ha sempre dato spazio a questo problema, continua a farlo e oggi ne riparliamo. I problemi non sono risolti, i problemi riguardano le famose autogestioni Arca Sud Salento ex IACP, anche i condomini dove ci sono degli immobili di Arca Sud. Il problema principale è il disinteresse della politica per questo argomento. Devo dire che in campagna elettorale, siamo per il rinnovo del comune, certo, di Lecce, che avverrà fra qualche mese, ci sarà fra qualche giorno, il 9 gennaio, una commissione, sì, che il presidente Antonio Rotundo del PD ha ufficializzato proprio per parlare di questo argomento. Devo dire un po' tardivamente. Diciamo che questo è il periodo naturalmente in cui si cercherà ancora una volta di rendere
gli animi di parlare, quindi non di risolvere gli animi il problema, ben predisposti poi alle successive votazioni. Diciamo che quello che è accaduto nel frattempo è da parte non me ne voglia l'onorevole Rotundo, i consiglieri delle commissioni consigliari che saranno in buona fede, ma fatto è che noi registriamo il 9 gennaio, a pochi mesi dal voto, dopo 10 anni che questo problema, 15 anni che ne parliamo da questi microfoni, da queste telecamere, ma che se ne parla in generale credo da oltre un ventennio, il problema del taglio dell'acqua, dei morosi e di un regime anche di legislativo che non riesce a funzionare, nonostante ci siano alcune norme, ci sono, no? Delle leggi, cioè delle proprio leggi la stessa istituzione delle autogestioni è basata su alcuni principi, perché sono immobili di proprietà di un ente. I principi sono due: quello del che naturalmente c'è un'autogestione dei servizi da parte degli inquilini, ma nel momento quella legge, la 54-84 prima e la legge 10 del 2014 dopo, ha chiaramente detto che chi poi nel momento in cui questi servizi non vengono pagati, le quote degli inquilini morosi non vengono pagate, deve intervenire l'ente proprietario, che in questo caso è Arcasud, e deve sfrattare naturalmente chi non paga. Poi ci sono delle norme correttive che riguardano naturalmente chi si trova in situazioni di evidente difficoltà e non può pagare. Purtroppo questa legge non viene rispettata ormai da tempo, vengono soltanto riempiti i tribunali di cause per fare accertare se questa legge è una legge chiara, cioè non è una legge che può essere interpretata. Poi si può dire ma non ci sono le coperture, e questo è un fatto diverso. Peraltro io a questo proposito devo dire che con grande soddisfazione ho letto di una sentenza ultimissima della Corte Costituzionale proprio sul pareggio di bilancio sia della regione che dei comuni, dove dice la Corte Costituzionale un momento, se ci sono dei diritti costituzionalmente garantiti come può essere il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il patto di stabilità, il fatto che bisogna chiudere i bilanci in pareggio non ha alcuna rilevanza, cioè non si può comunque derogare a quindi tutelare dei principi costituzionalmente garantiti per le esigenze di bilancio, quindi si può sforare quelle che sono. Quindi adesso che Arcasud con grande piacere adesso ha i bilanci in pareggio, possono naturalmente dividersi i premi di produttività perché naturalmente ci sono i bilanci in pareggio, ben venga, e però non può essere fatto a scapito. Questa storia del bilancio a pareggio purtroppo è un discorso che facciamo a 360 gradi. Pareggiare i bilanci degli enti che devono erogare soprattutto servizi alle persone bisognose, a chi è in difficoltà, a chi può magari arriva al suicidio purtroppo per tante situazioni, e ne stiamo registrando troppi purtroppo negli ultimi tempi, pareggio il bilancio non è una giustificazione, è meglio avere un bilancio non in pareggio ma aver risolto i problemi, perché scaricare poi sugli utenti stato sociale della sanità o delle case popolari o dei servizi sociali i problemi non credo che sia una soluzione. Salvatore Zermo, anche a lei la stessa domanda, inquadriamo un pochino la situazione, magari voi che avete il polso della situazione date anche qualche numero di casi che conoscete ovviamente per una gestione diretta. Ma io dico è da tempo, giustamente l'avvocato Carlo Mignone ha evidenziato, perché è un veterano sull'aspetto, e sottoscritto è da 2 anni, 3 anni che ha intrapreso questa iniziativa, e devo dire che di parole ne ho sentite tante, di risultati zero, buoni propositi, però la gente continua a pagare un prezzo altissimo. Mi spiego meglio, quando ieri, il primo giorno che io intrapresi questa iniziativa, si fece una riunione presso la provincia di Lecce e sentivo che l'acquedotto pugliese aveva un determinato una determinata somma per la morosità. Da quella data ad oggi non dico che si è raddoppiata ma quasi, il che significa, no, che tutti i buoni propositi e i vari suggerimenti che si davano, l'acquedotto pugliese ha fatto orecchio da mercante, anzi ha aggravato la situazione, perché chi regolarmente paga e si vede trattato alla stessa stregua
il mese successivo risponde all'amministratore: scusami, ma perché devo pagare se poi devo essere... I famosi, no, contatori di sottrazione esatto, per identificare, allora, chi non paga, chiedo, non mi... sono entrati neanche non quelli sono entrati su 15.000, credo, alloggi. Sì e no, l'Arca Sud ne ha finanziati un 500. Finanziati nel senso che c'è una quota, perché una poi gli altri sono quota, stati messi a carico degli inquilini. E aspetti, e tanti inquilini hanno messo in un primo momento un terzo, poi l'Arca Sud ha cambiato al 50%. La gente è disponibile, quella che paga, e sono tante, tante le persone che pagano, e ci sono tanti incolpevoli, però la gente, chi ci governa, fa l'orecchio da mercante. La regione Puglia ha delle grosse responsabilità, ma tantissime grosse responsabilità, ma non può esimersi l'acquedotto pugliese, eppure il gestore, no, maggioritario credo che sia la regione Puglia. Beh, mi domando tante volte, ma questi fanno, si ricordano solo durante le campagne elettorali per fare promesse di marinai e poi regolarmente non rispettarli? E quando un direttore commissario di un ente, che l'avvocato diceva, chi raggiunge determinati risultati, il bilancio a pareggio, prendono i premi? Ma mi sa che all'acquedotto non conta questo, perché la morosità, credo, avvocato, mi corregga se sbaglio, non lo so a quanti miliardi si è arrivati, mentre invece applicando determinati accorgimenti, avendo dei confronti con gli amministratori, le organizzazioni sindacali, io sono convinto che la soluzione è possibile se ci fosse la volontà. Purtroppo, devo dire, ahimè, i vari comuni che potrebbero dare una mano alle famiglie bisognose, e ce ne sono tanti, direttore, ma veramente tanti, che ti tocca il cuore, purtroppo la mia condizione economica non mi permette, però ti mette nelle condizioni di mettere la mano nella tasca e dare quel contributo per andare a comprare il latte dei figli. Lei ha posto l'attenzione su un tema importante, quello di chi paga regolarmente. Ci sono famiglie, ovviamente parliamo di case popolari, quindi chi si trova in una casa popolare è già una famiglia in difficoltà, che non può, diciamo, rivolgersi al libero mercato degli affitti, quindi si rivolge, esatto, alle case popolari, perché, perfetto, è già una famiglia, diciamo, bisognosa, o comunque che non ha quella forza economica per potersi garantire un affitto regolare. Quindi è già una famiglia che ha dei problemi, una famiglia che nonostante questo, stringendo la cinghia, riesce a pagare regolarmente le bollette, si trova senza i servizi, soprattutto primari come l'acqua, ma anche come la luce a volte, perché gli altri non pagano. E chi sono questi altri? Da una parte i morosi incolpevoli, e là dovrebbero intervenire la regione, i comuni, gli enti, per garantire a queste persone in stato di bisogno, e poi ci sono quelli colpevoli, cioè quelli che fanno i furbastri, che dicono non paghiamo neanche noi, poi nel calderone qualcuno pagherà anche per noi. In questo disastro, diciamo, organizzativo, di chi viene pagato per risolvere questi problemi non li risolve, chi viene pagato per individuare i colpevoli e gli incolpevoli e non lo fa, si trovano quindi queste famiglie che alla fine non hanno i servizi come l'acqua. Parliamo di acqua, quindi la salute pubblica, la salute in generale, pensare alle persone malate, ai disabili, ripeto, che abitano ai piani alti e hanno difficoltà anche a portare l'acqua con la lattina di plastica dalla fontanina. Quindi questo è un tema importante che mi pare, nonostante i tanti tavolini di tutti i tipi, non si è mai affrontato prendendolo di petto, in poche parole. Esattamente. Io le posso dire che nel 2015 l'assessore Negro si era posto buoni propositi. L'assessore regionale, buoni propositi, ha garantito il non distacco ed è stato mantenuto quell'impegno con l'acquedotto pugliese di non staccare l'acqua durante tutto il periodo estivo del 2015. Ci eravamo illusi, io uno tra i primi, che dico fosse la volta buona, no, di poter trovare la soluzione. È stato tolto il mandato all'assessore Negro, no, e siamo rimasti con un pugno di mosche in mano. Abbiamo fatto determinate iniziative sotto l'acquedotto, alla regione Puglia, eccetera, con l'ausilio e il supporto di Tommasone,
il famoso Tommasone, Tommaso prima del Movimento Regione Salento, che si è adoperato moltissimo in questi anni, dobbiamo dire. Però i risultati, stiamo ancora all'era del quando c'era la vigna in Piazza Sant'Onofrio. Che si deve pensare, direttore, e ancora stiamo aspettando l'amministratore unico. Cioè, è stato nominato un amministratore unico con cui abbiamo fatto un solo incontro noi amministratori. Io mi ricordo che prendeva appunti e ci prometteva che a breve avrebbe dato anche delle risposte. Questo direttore, questo presidente è stato immediatamente poi gli è stato promosso, direttore dell'ARCA, se non sbaglio, regionale, l'ARPA regionale, e adesso è diventato commissario, cioè adesso praticamente è stata di nuovo commissariato da parte sempre di questo signore, che quindi dovrebbe fare un compito e l'altro, e di fatto è in mano ancora una volta delle solite persone, degli amministrativi che hanno, secondo me, sono stati lasciati per troppo tempo senza un governo, senza una persona che desse. E che pensano ovviamente al premio di produttività nel pareggiare il bilancio, magari scaricando i problemi sui cittadini. Certo, avvocato Mignoni, di quanta persone stiamo parlando? Di una decina di famiglie? Di qualche centinaio? Vogliamo dare qualche numero? Beh, stiamo parlando sicuramente di centinaia di famiglie. Che al momento sono senza acqua? Momento, alla data odierna non ancora, cioè è stata ripristinata, però cioè, alla data odierna non ci sono ancora nuclei familiari senza acqua. Non ci sono dei nuclei familiari senza acqua perché sono senza luce, e quindi non avendo la luce, quindi non avendo le autoclavi, di fatto sono senza acqua. Quindi in questo momento c'è una sospensione da parte dell'acquedotto, dei tagli delle forniture, ci sono addirittura, abbiamo ancora due o tre lettere dove addirittura è previsto entro breve addirittura l'eliminazione anche del contatore, cioè la morosità è tale che toglieranno il contatore. Ma il problema è questo, ed è molto semplice. Allora, nel momento in cui ci sono dei morosi cronici anche da 10 anni, no? Allora, queste bollette mancheranno naturalmente le quote, certo, di queste, certo, persone. L'acquedotto non si pone il problema di come siano state pagate, no, delle bollette, pur senza le quote di questi signori. È evidente che sono stati utilizzati sempre i soldi di chi paga per pagare anche le quote di chi non paga. È evidente che si formerà una debitoria sempre maggiore più si va avanti negli anni. Certo. E quindi l'acquedotto invece dice, perché l'acquedotto dice, ma com'è che non pagate l'acqua da 2 anni? Non paghiamo l'acqua perché fino adesso abbiamo pagato le bollette precedenti, no? Fino a 2 anni fa, con i soldi che gli quelli che versavano, che versavano. E allora, se non vengono eliminati, cioè, certo, come se io gestisco degli immobili che non sono io però a mettere i conduttori dentro casa, e queste persone non pagano, ma io non le posso cacciare, l'ente, certo, che è preposto a cacciarle non lo fa, e io devo continuare a gestire, e poi naturalmente vengono scaricate. Questa è la cosa pazzesca, perché adesso stanno uscendo fuori le vergogne e le bugie che sono state sino adesso nei confronti degli amministratori, va bene, che non sono qui presenti, ma che dalle notizie che abbiamo sono stati completamente scagionati da quello che è accaduto. Possiamo fare nomi e cognomi, perché l'amministratore di Luciano Marzo, è stato nostro ospite, fu denunciato proprio dai vertici è stata chiesta dell'ex di ACP, e i giudici hanno archiviato perché non c'era alcun reato. Una fase di opposizione, certo. Però il problema è questo: io non sento da parte di chi deve rispettare la legge, quindi anche dei politici che hanno fatto questa legge, cioè questa legge regionale è stata fatta dalla sinistra e dalla destra, ci sono firme di tutti i consiglieri regionali, però non sento nessuno che dice, ma come mai questa legge non viene applicata? Come mai la regione non stanzia evidentemente anche dei fondi per poter venire incontro a questa situazione? Cioè, inutili i contatori di sottrazione, adesso la legge di cui magari Salvatore ci ha già parlato, il fatto che comunque è previsto l'erogazione comunque di 50 litri e che comunque non viene applicato. Il minimo vitale 50, però non litri. Ci sono gli strumenti per garantirlo ancora. È il colmo se no fatta una legge ed è necessario dare piena applicazione. Il decreto Renzi prevede che l'acqua non può essere tolta, deve essere garantita 50 litri a persona, e secondo me l'unica soluzione è fornire i contatori intelligenti. E allora è necessario un tavolo dove ci devono essere Arca Sud, Regione Puglia, i sindaci dei vari comuni, amministratori e sindacati, per trovare la soluzione di come i tempi per impiantare questi contatori intelligenti. Io ve ne posso dire una:
Arracala, dico bene, le persone, l'acquedotto è andato lì e ha staccato l'impianto, proprio il contatore, ed è da un anno, è da un anno, è da un anno che questa povera gente con le culotte hanno fatto con una spesa collettiva, si sono dotati di un tubo con delle cisterne per... Si sono accollati la responsabilità e il debito che deve essere dato. Bene, sono passati la bellezza di 6 mesi e ancora oggi no, l'Arca Sud non ha rilasciato il nulla osta per poter dotarsi di contatore, perché dovrebbero pagare intorno alle 60 euro, credo, pro capite, per avere il nulla osta per essere montata l'acqua. E il colmo, mi domando, no? Mi domando io. Com'è possibile non perdersi dietro a tante chiacchiere e non essere produttivi e costruttivi per fornire e dare a Cesare quel che è di Cesare? Cioè, loro sono fortunati che non c'è unità di intenti tra le tre organizzazioni sindacali e sindacati autonomi, perché io avrei impiantato uno sciopero ad oltranza davanti alla prefettura, allo IACP, all'acquedotto, eccetera, fino a che non dovrebbero scendere a patti chiari per dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè rispettare gli inquilini in regola con i pagamenti e le famiglie meno. La dotazione di contatori intelligenti permetterebbe anche di tagliare l'acqua solo a chi non paga, e a chi è colpevole. E questo sarebbe già una forma di giustizia nei confronti di quelle famiglie che, pur stringendo la cinghia con tante difficoltà, riescono a pagare le bollette, ma non pagandole tutti gli inquilini dello stabile subiscono il taglio dell'acqua collettivo. Beh, perché comunque hanno un costo notevole questi contatori di sottrazione, essendo comunque delle innovazioni, come andrebbero a carico della proprietà, cioè non tutti si possono permettere comunque il pagamento di questi contatori elettronici, perché comunque abbiamo delle situazioni di povertà davvero estrema, dove la gente anche un euro del bollettino non riesce a pagarlo, viene a pagarlo con pensioni minime, sociali, come si fa? Dobbiamo pagare 300 euro di contatore elettronico. La gente, voglio dire, l'ha fatto in alcune situazioni, hanno fatto enormi sacrifici. Però purtroppo no, i nostri politici fanno orecchio da mercante. Adesso, sperando che il giorno 9 con l'amministrazione comunale di Lecce possiamo approdare a qualche risultato, per poi a catena andare negli altri comuni. Però credo che di acqua sotto i ponti ne è già passata tanta, e purtroppo le conseguenze lo pagano la povera gente, che realmente fa enormi sacrifici. Allora speriamo che ci sia, no, una buona intenzione, ma non mi illudo. Stiamo parlando dell'acqua, un bene primario, ma accennavamo prima, c'è anche il problema dell'energia elettrica. Energia elettrica spesso significa condominiale, quindi anche gli ascensori. Pensiamo a famiglie che abbiano al 7° piano di una casa popolare, magari con degli anziani e dei bambini disabili o delle persone malate, e magari anche senza l'acqua. Quindi pensate, 7 piani senza ascensore in questi palazzoni invivibili. Quindi è un tema, diciamo, che abbiamo sottovalutato, ma c'è anche quello dell'energia elettrica. Piazzale Cuneo, al numero 9, una signora. Parliamo di Lecce città. Lecce città, una signora obesa, non poteva uscire di casa per 7 mesi, dopo l'intervento dell'UNIAT nei confronti di Arca Sud, si è vista approvare il progettino, il preventivo, eccetera, per essere questo pezzo che mancava, ha dovuto aspettare altri 2 mesi, e dopo la bellezza di 8 mesi questa persona ha potuto avere la possibilità di poter uscire di casa, perché non potevano fare le scale in quanto non deambulava questa poverina. Ma ce ne sono tanti altri casi, che la gente, le manutenzioni agli ascensori, le sostituzioni, eccetera, vanno fatte regolarmente, e
non voglio minimamente spezzare una lancia nei confronti degli amministratori, però sono gli interlocutori validi, ci deve essere un dialogo, un confronto periodico per capire dove fare una serie di interventi. Non ci può essere un dialogo corretto, perché comunque gli amministratori sono usati ormai come capo espiatorio di quelle che sono questa situazione. Cioè, è troppo facile telefonare ad Arca Sud perché gli inquilini chiamano e dicono no, dovete vedere come l'amministratore, cioè qualsiasi cosa è l'amministratore. Addirittura ieri una cosa ridicola, ci ha telefonato un'inquilina di Cavallino che sono ormai da mesi senza luce, quindi senza acqua, e questa signora ha chiamato ad Arca Sud e gli hanno risposto, dice vabbè, si faccia mettere dall'amministratore un generatore di energia, quelli che mettono nelle fiere. Cioè, quelli o lo stavano prendendo evidentemente per i fondelli, e ha telefonato, dice perché non mettiamo un generatore elettrico? Cioè, queste sono, ci rimbalzano qualsiasi cosa, e l'amministratore che deve prendersela. Trogio, e c'è una bella differenza, perché l'Enel non può essere imputata alcuna responsabilità in quanto non toglie la luce dentro casa. Ti lascia, anche se non paghi la bolletta, una lampadina la puoi tenere accesa, no? Riduce la potenza. Certo. L'acqua invece te la devono chiudere per forza. Allora, andando a diminuire la potenza della fornitura dell'energia elettrica, significa non funzionare l'autoclave e vai a penalizzare tutto lo stabile della gente che paga, va a penalizzare la gente che non deambula con gli ascensori. È un altro elemento molto importante che non va preso sotto gamba, è un altro problema che deve essere affrontato, e spero che ci sia la volontà di risolvere questi problemi. Ecco, stiamo parlando di problemi, stiamo cercando di amplificare una problematica che da qualche mese non affrontavamo e che è rimasta lì a covare sotto la cenere. Qualcuno pensava che i problemi fossero risolti perché non se ne parlava più. Abbiamo pensato che fosse giusto accendere i riflettori. Stiamo un po' piangendoci addosso, dicendo che la politica, la regione, l'ex IACP, eccetera, i comuni non fanno nulla. Cerchiamo di fare delle proposte fattive. Allora, la commissione consigliare del comune, se non è solo una mossa elettoralistica, può servire ad accendere i riflettori per la città di Lecce, ma in generale, come ANACI, certo, come amministratori di condomini, cosa pensate che si debba fare? Perché a me pare, lo abbiamo detto qualche mese fa, che l'Istituto Autonomo Case Popolari a quei tempi decise di scaricare sulle autogestioni, togliendosi un problema, il proprietario e l'istituto. Di solito alcuni temi riguardano la proprietà, altri riguardano il locatario, l'inquilino, chi affitta l'immobile. La proprietà ha scaricato le sue responsabilità sulle autogestioni e quindi sugli amministratori di queste autogestioni, che sono gli amministratori dei condomini. Di fatto non ha più questa patata bollente come problema primario, e quindi demanda agli amministratori, i quali dovrebbero incassare le somme, ovviamente anche dai morosi, però poi non possono sfrattare il moroso, perché lo sfratto potrebbe essere un deterrente per far pagare chi è colpevole, chi è furbo. Chi non ce la fa, non ce la fa, quindi anche con lo sfratto non potrebbe pagare. Gli sfratti li fanno le risoluzioni contrattuali, però poi naturalmente noi non sappiamo niente di quello che è il leader della pratica. Poi certo, basta che magari nel momento in cui si vedono arrivare l'ufficiale giudiziario e versano all'ente, quindi non a noi, ma versano all'ente delle somme anche minime, e lo sfratto rimane naturalmente congelato. Certo. E questo si va così in avanti. Io mi ricordo perfettamente di aver detto, e già in altre occasioni, che questo è un fatto gravissimo, perché la risoluzione del contratto di locazione, quindi anche la decadenza dall'assegnazione, comporta il diritto, naturalmente, da parte di chi sta nelle graduatorie e aspetta una casa popolare da magari 10 anni, di poter usufruire di quell'immobile. In questo caso si violano, secondo a mio parere, delle norme e si va anche, diciamo, secondo me anche di carattere non soltanto amministrativo o contabile, ma anche da un punto di vista penale. E purtroppo sono delle situazioni che noi avevamo per un attimo accantonato, nella speranza che della nomina
di questo amministratore con cui poter interloquire. Di fatto non c'è stata nessuna interlocuzione. Quello che serve, come diceva giustamente Salvatore, è quelli sedersi intorno a un tavolo e poter aprire un dialogo naturalmente su tutte queste questioni, perché gli amministratori si sono dimostrati sempre disponibili, hanno fatto noi quello che facciamo, perché vogliamo, io devo anche dire che gli amministratori hanno diritto anche a un pagamento, cioè gli amministratori comunque fanno questa attività perché devono comunque portare avanti diciamo una loro attività e quella dei loro dipendenti. Nel momento in cui non ci sono i soldi neanche per pagare le bollette dell'acqua, l'amministratore quando mai prenderà questi soldi? Cioè una situazione insostenibile, e non vorrei, perché purtroppo è anche questo è accaduto, che qui si favoriscono alcuni amministratori a danno degli altri, cioè alcuni amministratori naturalmente, proprio perché la gente scarica le proprie umiliazioni, possiamo dire, nei confronti degli amministratori, naturalmente vogliono cambiare amministratore, pensano di trovare in un altro amministratore magari compiacente con Arca Sud, perché ci sono alcuni amministratori a cui queste quote vengono pagate, magari vengono pagate perché ci sono invece di 10 morosi, 2 morosi, ma vengono pagate. Allora io l'ho sempre detto, quello che stai dicendo è molto grave. Non si può, cioè Arca Sud farebbe, l'ex IACP, oggi Arca Sud farebbe dei favoritismi e discriminerebbe alcuni amministratori. Se non si pagano queste quote, bisogna che allora, o non vengono pagate perché la legge dice che non bisogna pagare le quote, e purtroppo la legge è chiara, qui non c'è una interpretazione di una legge. La legge dice che IACP deve corrispondere alle quote degli inadempienti. Allora mi devono dire perché ad alcune io cioè, ho delle nel momento determine in cui alcuni utenti non pagano, lo IACP, diciamo l'Arca Sud, dovrebbe intervenire, certo, pagare e poi rivalersi, certo, non su è gli che IACP è debitore delle bollette dell'acqua, delle bollette, che quelle sono comunque dei debiti degli inquilini. Il problema è che la legge dice che da una parte queste somme sono dovute dagli inquilini, ma dice anche, perché se no l'autogestione in sé come istituto non potrebbe reggere, dice anche che deve intervenire nel momento in cui ci sono delle inadempienze e corrispondere le quote di chi non paga e sfrattare o comunque rivalersi. Nel momento in cui la legge viene applicata soltanto per una parte, non viene applicata la seconda, l'autogestione non può esistere, si dovrebbero riprendere gli immobili e gestirseli per conto loro come è stato fatto in passato. Questo sta accadendo adesso anche con gli alloggi, con gli immobili comunali, perché queste autogestioni adesso a Lecce si stanno diciamo determinando anche nella gestione degli immobili comunali, che sono oltre 600 mi sembra a Lecce, quindi stanno anche qui formando e costituendo delle autogestioni. Però negli incontri che si sono avuti con diciamo il comune di Lecce ha detto che comunque corrisponderà, così come previsto dalla legge, le quote dei cittadini inadempienti. Poi se lo farà non lo so, però diciamo che la volontà è quella di rispettare la legge. Da parte di Arca Sud invece si preferisce dare incarichi agli avvocati e difendere, cioè invece di pagare magari in qualche modo approntare dei pagamenti nei confronti di questi inquilini, si preferiscono dare i soldi agli avvocati. Allora sediamoci intorno a un tavolo, ma purtroppo questa cosa l'abbiamo detta tante volte, non è mai accaduta, perché non c'è la volontà di sedersi, perché a livello politico la Regione Puglia ancora ad oggi non ci ha dato una guida di questo ente. La paura dell'ente, dell'ex IACP, e che i furbastri possano approfittarne, cioè se lo IACP paga al posto dei morosi queste quote, ovviamente nel calderone dei morosi ci sono anche i furbastri, e quindi lo IACP dovrebbe pagare delle somme anche per i furbastri, difficilmente poi recuperabili. La soluzione dovrebbe essere quella, farebbe bancarotta. Ecco, quindi dobbiamo anche dire questo, quindi la preoccupazione è anche questa, credo. Io mi chiedo di favorire le persone furbe. Io mi chiedo se, e non oso mettere in dubbio le affermazioni dell'avvocato Carlo Mignone, ti invito però, caro Carlo, a farmi sapere queste cose. Non è che io abbia la bacchetta magica per risolvere, ma queste affermazioni sono gravissime, e non può permettersi l'Arca Sud di fare, no, a chi figli e a chi figliastri. Le regole devono essere valide per tutte, per tutti, e non si possono fare delle preferenze. Io posso solo dire che lo IACP, ex IACP, oggi Arca Sud, mette a disposizione una determinata somma sotto la voce di fondo sociale, per poter dare una mano alle varie persone che hanno determinati problemi.
Io ne faccio parte della commissione. L'anno scorso credo che abbia messo intorno a 180.000 euro che devono essere poi esaminate e dare tutta una serie di importi che fino a ieri era così ripartito: il 60% come affitti, il 40% alle spese condominiali. Cioè un fondo che viene dato intervenire proprio nei confronti delle persone bisognose per pagare queste bollette. Che cosa succede? Purtroppo succede questo, che queste somme, anche perché sono state già erogate in passato sempre quelle, per il 2014. Che vanno a finire alle persone che comunque pagano. Cioè quelli che non pagano, quelli che proprio non gli importa assolutamente niente, quelli che non fanno neanche la richiesta del fondo, sociale, quindi quelle persone che non pagano comunque continuano a pagare, mentre hanno un rimborso quelli che comunque hanno pagato. Quindi è giusto che ci sia questo, però purtroppo non viene individuate queste persone, e si conoscono bene, si conoscono benissimo, per poter porre in essere una serie di azioni, cioè lo sfratto. E io devo riconoscere che ci sono delle persone che hanno dei redditi corposi, 17-18 mila euro, 15 mila, eccetera, che non pagano. Allora mi domando e dico, scusami, no, ma sia l'amministratore sia anche l'ARCA, per quale motivo non adottano un provvedimento per poter fare lo sfratto? L'amministratore non può fare niente. L'amministratore, quando presenta i bilanci, l'ente è perfettamente consapevole di chi sono i morosi. L'amministratore che cosa può fare? Più che comunicare, chi sono segnalare, i è solo la segnalazione. Certo, ma noi segnaliamo anche chi muore, le occupazioni abusive, senza avere naturalmente niente in cambio, nonostante la legge preveda anche un corrispettivo per questa attività. Però l'amministratore non può eseguire gli sfratti, e purtroppo certo, l'ho sempre detto anche in altre occasioni, la gente adesso, mentre prima non aveva non se ne importava, diciamo, niente di chi non pagava, cioè continuava, anche perché stiamo parlando comunque di immobili posti in alcune situazioni in realtà anche abbastanza pericolose, la gente non si importava niente anche di chi era. Adesso la gente ti dice, ma com'è che quello c'ha due macchine, ogni sera vedo che va con la pizza e io invece non posso andare, io pago, e quel signore sono 10 anni che non paga. Non si può pensare. Non stiamo parlando di morosità di un anno, qui stiamo parlando di morosità degli stessi morosi che sono da dieci anni sempre gli stessi e non vengono cacciati. Non posso, e allora non c'è una responsabilità, ma vadano a vedere. Allora la Corte dei Conti vada ad esaminare queste situazioni, perché non è possibile che sono sempre gli stessi. È così per quanto riguarda gli interventi. Se uno è moroso e c'è la perdita del bagno, se è moroso non si effettua la riparazione, arrecando danni a persone che sono in regola con i pagamenti. È veramente il colmo non porsi il problema di come trovare le varie soluzioni. Ci sono le soluzioni, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. L'avvocato Bruno è partito con buoni propositi, per avere avuto il confronto con le organizzazioni sindacali, con le varie amministrazioni comunali, ha fatto anche dei protocolli, hanno sottoscritto dei protocolli di intesa. Parliamo del commissario che adesso dell'attuale dell'amministratore che adesso è diventato commissario. E poi si è perso. Non c'è. Diciamo anche una cosa, che un amministratore di un ente così importante non può svolgere due o tre attività. Faccio tutto mio. Allora, su questo, le forze politiche, tutte, nessuno indistinto, no? Nessuno, non faccio alcuna distinzione, i vari consiglieri regionali, ma per dirci, è possibile non prendere una posizione? Perché poi il problema più complesso, più annoso, è Lecce, nei confronti di, facendo un raffronto con Taranto, Bari, anche se Foggia, detto che anche in queste realtà ci sono dei problemi di questo tipo. Sì, ci sono, ma non è così accentuato. Come Lecce, dico, ma se ci fosse un minimo di volontà, è possibile non trovare la soluzione? Io dico che ci sono le soluzioni, solo che manca la volontà. Forse questa situazione fa comodo a qualcuno? Cioè lei sta dicendo che rispetto agli istituti autonomi case, gli ex istituti autonomi case popolari delle altre province, quello della provincia di Lecce è quello che ha il problema più grave di morosità più grave e di somme da pagare. Esattamente, dico questo perché nessuno può smentirmi, nessuno mi può smentire.
Non a caso anche sulle occupazioni abusive. Lecce detiene il record a livello nazionale. Mm-hmm. A livello nazionale. Allora, mi chiedo, abbiamo fatto tutta una serie di incontri. Ho registrato sempre buoni propositi da parte di tutti. Io sono stato quello, perché ci credo nelle cose che devo fare, ho avuto confronti con le varie associazioni degli amministratori, si sono dichiarati sempre disponibili a trovare la soluzione. Devo dire che nessuno si è mai tirato indietro, chi non si è reso mai protagonista o disponibile ad avere, a mettere intorno a un tavolo, anche la prefettura. La prefettura, già il vecchio prefetto... Per anni abbiamo avuto, diciamo, un commissario che era un viceprefetto. Un viceprefetto. Dottore Guidato. Cioè. Abbiamo fatto una richiesta con... E poi anche firmata, un'altra... Lupo, sì. E poi la dottoressa Lupo. Firmata CGL, CISL, UIL, SUNIA, SICET e UNIAT, nel 2015, non si sono mai degnati di convocare le parti, no? La Regione Puglia, l'Acquedotto e l'Arca Sud per riuscire a concordare alcune cose. Salvatore, io ricordo perfettamente dell'incontro, forse c'eri anche tu, avuto con l'amministratore Bruno. Esatto. No, sì, dove sì. Io feci un discorso di grande riappacificazione, cioè gli dissi: lasciamo perdere quello che è accaduto sino adesso. Diciamo però che evidentemente qui non ci sono i fondi per poter, certo, diciamo, dare attuazione a questa legge regionale. Sediamoci noi amministratori, non troviamo, siamo dei pazzi, certo, no, vediamo insieme di trovare una soluzione su, certo, questo tipo. Lui prese appunti, naturalmente ci fu sempre l'intervento dell'amministrativo che naturalmente doveva difendere le proprie situazioni di scontro, invece di andare, perché questo scontro evidentemente fa piacere a qualcuno, invece di andare nella soluzione di sederci intorno un tavolo e parlare di questa, si preferisce continuare lo scontro davanti. Ma noi cercheremo di avere gli interlocutori dell'H Sud, dell'ex IACP, perché purtroppo... in qualche prossima trasmissione ovviamente riferirò i toni di questa trasmissione affinché possano darci le risposte, innanzitutto per iscritto e poi sperando di avere gli ospiti qui per poter avere delle risposte da quest'ente che è l'ente preposto, diciamo, a questa gestione. Servono, lo chiedo all'avvocato Mignone e poi a Salvatore Zermo, questi tavoli servono a qualcosa? Perché mi pare che di tavoli se ne siamo fatti un po' troppi. I tavoli, nel momento in cui le parti che si incontrano al tavolo vogliono interloquire, vogliono trovare una soluzione. Ma tavoli sono stati fatti tanti, diciamo, ma sempre a due gambe, però, mancava la terza gamba. Cioè, voglio dire, in tutti questi tavoli c'era sempre l'amministratore è diventato il proprietario di questi immobili. No, non è più, quando ci si parla con Arca Sud sembra che questi immobili ormai non sono più un loro problema, cioè loro non so perché quest'ente continua allora a resistere. Cioè, qual è il compito di quest'ente? Quello di fare che cosa? No, quindi questi problemi. Il tavolo va bene se comunque c'è la volontà di cooperare effettivamente, e purtroppo chi entrerà a gestire, chi sarà il nuovo amministratore, non lo so, o anche l'avvocato Bruno, che è sicuramente una persona competente, purtroppo prima, certo, di capire qual è la situazione ci vuole del tempo. È chiaro che gli amministrativi rimangono sempre lì, hanno la gestione e sanno perfettamente, quindi chi entra deve comunque sempre appoggiarsi, la questione è carattere, no? Politico deve appoggiarsi, deve sicuramente dietro c'è la politica, perché se no, voglio dire, questi dal presidente della regione sino ai consiglieri regionali che hanno comunque voluto una legge, se no ne dovranno cambiare, dovranno fare un'altra, dovranno dire che questi immobili torneranno ad essere gestiti da Arca Sud, perché così comunque non si può andare da nessuna parte. E allora i tavoli serviranno a qualcosa. Quindi da parte nostra c'è stata purtroppo una volontà di riappacificazione, di riavvicinamento, che però non è stata accolta, e quindi adesso purtroppo dobbiamo ritornare su degli argomenti, perché voglio dire, io da parte mia ho sempre dato diciamo un'immagine di una persona che non certamente non schierata né a sinistra né a destra. Per me, io ho sempre lottato per i deboli, per gli interessi degli inquilini. Dico quello che Salvatore ha detto, che anche i sindacati purtroppo, eccetto in questo caso devo dire Zermo, gli altri sindacati io non li vedo assolutamente presenti, perché molte volte ci troviamo a sostenere, io dovrei sostenere le ragioni degli amministratori, ma mi trovo a sostenere le ragioni degli inquilini.
le ragioni degli inquilini che dovrebbero essere invece tutelate dai sindacati. Perché è vero quello che dice Salvatore anche sui contatori elettronici, ma i contatori elettronici purtroppo sono costosi, servono e devono essere pagati dalla proprietà per legge. Poi possiamo trovare un accordo, vedere di compartecipare, ma come innovazione non possono essere posti a carico degli inquilini, perché l'inquilino domani se ne va, non si può riportare poi il contatore elettronico in un'altra, certo, in un'altra casa, quindi non è una proprietà dell'inquilino. Quindi tutte queste cose purtroppo, adesso speriamo, magari faremo degli altri incontri, ma ripeto, sin quando non verrà chiarito dalla Regione Puglia come deve essere governato, chi deve governare quest'ente, non deve essere lasciato in mano a chi ha gestito sino adesso, mi sembra che andremo comunque incontro a situazioni spiacevoli. Beh, probabilmente bisognerebbe avere un amministratore, un commissario a tempo pieno e non, diciamo, a mezzo servizio innanzitutto. E poi mi pare importante, Salvatore Zermo, aprire una parentesi su questa mancata collaborazione fra le varie sigle sindacali. No, per amor del cielo, non c'è un tavolo tra di voi di concertazione? C'è unità di intenti, c'è unità di intenti. Vi incontrate regolarmente? Certamente, non può essere attribuite responsabilità alle organizzazioni sindacali. Io l'invito lo faccio invece in e garantisco che in qualsiasi giorno viene fissato l'appuntamento per quanto riguarda l'UNIAT, il SICET e il SUNIA. Garantiranno il loro apporto, su questo ne sono più che certo e sicuro, e invito tutti i consiglieri e i parlamentari regionali a fare quadrato destra-sinistra ad affrontare questo problema che è diventato veramente annoso e non so quando e come potrà sfociare in iniziative con esiti veramente poco piacevoli. È un problema molto molto sentito e fino ad oggi l'abbiamo gestito in un determinato modo con i vari supporti dati, va dato anche atto agli amministratori che hanno fatto salti mortali per riuscire a gestire la situazione. Oggi si è incancrenita, non vedo all'orizzonte soluzioni a medio termine se non la politica affronta il problema seriamente. Voglio rammentare anche che gli edifici, il patrimonio edilizio non è tanto ha bisogno di essere ristrutturato. Non è solo una questione di utenza, non è solo, certo, di bolletta. Allora vogliamo affrontare il problema? Le organizzazioni sindacali sono disponibilissime ad affrontare, a farsi carico delle loro responsabilità. Gli amministratori, prendo atto, e l'avvocato Mignone rappresenta anche un'associazione di amministratori, e gli amministratori che io conosco, che ho rapporti, si dichiarano disponibili ad affrontare e trovare le soluzioni le più idonee possibili per risolvere i problemi. Allora, se questo è, ci facessero sapere data e ora, e il tavolo deve essere con più soggetti. La Regione Puglia fino ad oggi è stata e venuta meno, non è stata mai presente al tavolo. Quando c'è la Negro qualche cosa l'abbiamo. Sì, solo devo dare atto solo all'assessore Salvatore Negro, che aveva preso a cuore in due circostanze, dopo l'iniziativa posta da me sotto l'acquedotto pugliese, poi ci siamo incontrati alla Regione Puglia, ha assunto un impegno, è stato mantenuto anche dall'acquedotto a non staccare l'acqua per tutta l'estate, dopodiché è stato esautorato l'assessore Negro e non si è più capito niente. Abbiamo detto che nel periodo natalizio c'è stata una sospensione dei tagli, però avvocato Mignone, lei mi diceva molti sono pronti ad essere effettuati perché sono già arrivate le lettere di preavviso di distacco. Sicuramente sono arrivate le lettere di preavviso di distacco e ripeto, ogni anno che passa, ogni sei mesi che passano la situazione diventa sempre peggiore, cioè aumenta sempre il debito ed è naturale perché nel momento in cui rimangono sempre gli stessi soggetti che non pagano il debito aumenta. Naturalmente devo dire atto che adesso è stata un po' anche cambiata la politica di OQP e sono stati cambiati un po' i vertici, si sono fatte delle dilazioni un po' meno tassative. Ma è cioè,
sempre pesante. Però voglio dire, non ce la fa la gente, non ce la fa la gente, perché quelli che pagano continueranno a pagare, quelli che non pagano pagheranno mai. E quindi quel debito loro non pagano mai recuperarlo. Aumenterà vertiginosamente se non si trovano le soluzioni. O pagano tutto quelli che pagano sino adesso, quindi si sono naturalmente questo neanche a parlare, scusami, perché sarebbe da pazzi, oppure comunque l'acquedotto non riaprirà mai quella quota perché il debito di chi non paga è uguale al debito che poi c'ha acquedotto. Quindi se quelli che non pagano noi, non possiamo pagare l'acquedotto. È così semplice. Io vi posso raccontare un episodio che l'ho vissuto sulla mia pelle. A Gallipoli, un condominio che non pagava, dopo aver fatto l'assemblea e dotato di contatori intelligenti, di cui io ero scettico, non ero convinto come l'avvocato Mignone, sì. Tanto per essere realisti fino in fondo, che cosa è successo? Che quando sono stati montati i contatori. Chi ha pagato questi contatori? Un terzo l'inquilino e due terzi lo IACP. Il proprietario. Il proprietario. Due terzi e un terzo. Che cosa è successo? Che lì continuava chi non pagava, e non so, non ho elementi, che chi era moroso non ha, come abbia contribuito a pagare la sua quota parte per l'installazione del contatore, però sono stati installati a tutti un condominio di oltre 60 inquilini. L'amministratore ha dovuto disporre di chiudere l'acqua a chi non pagava. Mi trovai una sera a Gallipoli e ho visto una fila interminabile e mi sono chiesto, la curiosità era tanta, erano tutti inquilini che sono andato a chiedere, cioè, stanno pagando l'acqua. Tutta quella gente che era abituata a non pagare, vedendosi chiudere l'acqua solo a loro, a queste persone, sullo stesso pianerottolo, vuol dire, scusa ma l'acqua te... Dice no, io ce l'ho, cavolo, a me questo non è manca. Vero, questo è vero, perché è accaduto anche a me, che anch'io. Allora, cavoli, ma i soldi sono usciti tutto d'un botto, eh? Solo quelle persone che non avevano veramente la possibilità di pagare acqua, no? Pane per sopra tavola, solo quelli non potevano pagare, però si possono contare sulle dita di una mano. Lo abbiamo detto qualche tempo fa, i contratori di sottrazione intelligenti potrebbero servire. Funziona? No. Perché non vengono installati su tutte le abitazioni? Perché non ci sono i fondi sufficienti? È una domanda che io ho posto ad Arca Sud, ha risposto l'Arca Sud che dipende dalla Regione Puglia, se mette a disposizione delle risorse è disponibile a mettere altri contatori, però su 15.000 solo 500, 600 non di più. Allora mi chiedo, l'acquedotto pugliese, la Regione Puglia eccetera, potrebbero, no, fare una politica di investimento per dotare tutti gli alloggi di contatori intelligenti. Io le dirò un'altra cosa, mi sono prodigato per creare quantomeno un contatore per ogni scala. Vi porto l'esempio, via Don Alberione, alle spalle di perché c'è il problema che i contatori dell'acqua sono un contatore, un contatore fornisce 7 palazzine. Allora, se una palazzina è in regola con i pagamenti, subisce il taglio dell'acqua, subisce per il colpa danno delle di altre. Tutti gli altri. Dico, certo. Ed è dopo 2 anni, sto ancora discutendo di questo aspetto. Fino a ieri erano fortunati questi inquilini perché c'era quella ragazza, quella bimba che sta in sì. e lì l'acquedotto non ha mai chiuso l'acqua, però oggi ha iniziato a chiudere l'acqua. Però non si riesce a mettere un contatore per ogni scala in modo da garantire che quella scala che è in regola con i pagamenti non possa essere trattata alla stessa stregua di un'altra delle altre che non paga. Credo che il problema sia quindi economico, per il costo solo, di installazione solo di questi, economico, solo di questi economico. Contatori. E io sono convinto che se dotato di contatori intelligenti la morosità nei confronti dell'acquedotto calerebbe notevolmente, anzi si abolirebbe secondo me.
E dirò di più, e non c'è la non bisogna caricare, sovraccaricare le bollette. La rateizzazione per 36 mesi non è sufficiente, perché l'inquilino deve pagare il vecchio e il nuovo. E sì, quando una famiglia che non è nelle condizioni di pagare, Carlo, se tu mi aggiungi le 50 euro del vecchio e le 30 del nuovo, sono 80 euro e non ce la fa. Allora bisogna creare più dilazione, dare più tempo a questa gente in modo che possa riuscire a pagare. Purtroppo fanno orecchio da mercante. Sì, perché comunque allora l'acquedotto, da quello che so io negli incontri che abbiamo fatto adesso, sta spingendo per i contatori singoli, cioè che ognuno si faccia praticamente un impianto e quanto deve cacciare poi? Infatti ecco, l'allaccio che viene a costare intorno ai 900 euro, 1000 euro, chi le paga queste 900 euro? Voglio dire, la gente, queste sono anche un'iniziativa, naturalmente fa piacere all'acquedotto, perché naturalmente sono spese notevolissime che vengono comunque introdotte dall'acquedotto, però chi è che si può permettere? Pochissime persone. Non è che dall'ospedale puoi cercare la salute, un cristiano se non ce la fa, io per esperienza so che anche quelle persone che si sono staccate a un certo punto hanno detto sì, ma io non faccio parte più del condominio perché mi sono staccato, certo, e non pago più niente, sì, e quindi si crea ulteriore problema, ulteriore... Laddove è possibile, Carlo, ma in una palazzina come si fa? Ci deve essere l'autoclave, certo, per poter mandare la pressione, certo, fino al quinto piano, se no non arriva l'acquedotto, non c'è la pressione, come si fa? Cioè va esaminato caso per caso, laddove ci sono le possibilità di poter mettersi il contatore per fatti suoi, però, deve fare un... Però direttore, questo è il problema, quello che abbiamo detto prima, se comunque una delle parti in gioco non si mette a confronto, non partecipa ai tavoli, o comunque partecipa sempre sostenendo delle tesi, no io non faccio niente, a me non mi interessa niente, è inutile che ci siamo, devono partecipare solo torniamo a parlare dell'argomento Arca Sud, dell'ex istituto autonomo case popolari che adesso si chiama Arca Sud, quindi il problema torna qui. Noi cercheremo nei prossimi giorni di contattare Arca Sud, di avere qui i referenti, se riusciamo ad avere gli ospiti o almeno telefonicamente, o almeno ad avere delle risposte per iscritto, per tentare di dare una soluzione, perché poi parlare, piangerci addosso serve fino a un certo punto. Abbiamo voluto parlarne perché si prospetta che dopo la pausa natalizia, dopo l'Epifania, possano continuare e anzi incentivarsi questi distacchi, perché come abbiamo capito le morosità non solo non sono diminuite ma sono aumentate, nonostante tanti fondi siano stati messi a disposizione, perché lei mi dice ci sono i fondi sociali, ci sono una serie di somme che sono state stanziate per pagare queste morosità, ciò nonostante la morosità non diminuisce ma anzi accresce, è aumentata vertiginosamente. Purtroppo le cifre non ce le ho, però dal 2013 sino a 2013 era un determinato importo, e sfido chiunque di portarmi quanto era nel 2013 e quanto era. Il costo dell'acqua è aumentato sempre, cioè oltre a questo c'è, cioè che comunque il costo dell'acqua aumenta, quindi le bollette aumentano, anche perché aumentano i costi, certo, aumenta tutto, e quindi per esperienza personale poi devo dire che comunque sono sempre quella percentuale di persone che non ha mai pagato e continua a non pagare, certo, quindi il fondo sociale che è un fatto importante, sì, va, sì, ma non è la panacea, certo, chi naturalmente ha già pagato, goccia, una goccia, però quelli che non pagano comunque continuano a non pagare, perché quel fondo sociale non va neanche a loro, non ci arriva. Noi ci fermiamo un attimo, abbiamo un cambio di ospiti, cambiamo argomento, però torneremo su questo argomento la prossima settimana cercando di avere una risposta dall'interlocutore, cioè dall'Istituto Autonomo Case Popolari. Grazie a Salvatore Zembo, grazie all'avvocato Carlo Mignone. Grazie a Telerama. Preghiamo a Telesalento, siamo su Telesalento. Telesalento. Chiediamo ai nostri telespettatori di attenderci qualche istante, tra qualche minuto cambiamo argomento, voltiamo pagina, insomma.